Buonasera a tutti, siamo in compagnia con Luigi Citro dell'associazione Nordic Fitness Italiana e Barbara Ferrara dell'associazione Serenissime Terre. Si è appena conclusa la camminata al tramonto lungo la battigia di Sottomarina. E intanto com'è andata? Benissimo, le persone sono soddisfatte, non sono stanche, dopo 5 km e 9, ringraziano il maestro Citro che li ha istruiti con molta maestria, veramente, soddisfattissimi. Cosa diciamo? Bene, questa attività qui fa proprio, questa atmosfera che fa da sfondo a questa attività che vuole essere. Un'attività volta al benessere per quanto ci riguarda più che all'attività e alla prestazione sportiva. L'orario è favorevolissimo perché dalle 6 a quest'ora, quindi al tramonto, fa sì che sia possa essere considerata proprio un'attività di rilassamento che ognuno di noi dovrebbe darsi e regalarsi nell'arco della giornata lavorativa che svolgiamo di solito. Se uno vuole fare Nordic Walking, cosa deve fare? Innanzitutto deve prendere consapevolezza di mettersi un pochino in gioco, nel senso che deve essere disponibile ad apprendere, ovvero a riscoprire una attività motoria che riporta alle origini della nostra camminata in modo naturale. Noi lo proponiamo con l'ausilio dei bastoncini. Barbara, abbiamo visto anche tante donne. Sì, allora tante amiche, comunque siamo qui con l'associazione Serenissime Terre che si propone di promuovere la Laguna Sud di Conche e le Corti Benedettine di Correzzola, per cui noi con la promozione del nostro territorio, per la promozione del nostro territorio abbiamo inserito il Nordic Walking, le camminate così all'aria aperta in campagna lungo gli argini dei fiumi e oggi siamo venuti qui a Sottomarina appunto al mare perché ci siamo uniti anche agli amici di Nuovi Sentieri di Padova che già da 3 anni organizzano questa passeggiata, questa camminata insomma. Per promuovere anche la nostra località, esatto, che da quest'anno esatto. Ha l'onore di fregiarsi, oltre che di giochi sulla sabbia, di cui avremo anche modo di parlare nelle prossime volte, ma della bandiera blu, che è stata una tappa fondamentale, esatto, per la nostra città. Esatto. Ciao a tutti, alla prossima.